cioè, è chiaro che abbiamo fatto un secondo quarto veramente incredibile, sia a livello difensivo, lasciando loro a 4 punti. Abbiamo fatto qualcosa come 9 su 11 da 3 punti nei primi 20 minuti, quindi il distacco di 22 punti poi ci ha consentito di gestire la gara, di far giocare tutti quanti, di dare lo spazio a Denis, di far fare esperienza a Roberto e ad Abbas, che sono stati giocatori comunque importanti anche nei primi 20 minuti. Credo che la partita, al di là di essere stata chiusa nel secondo quarto, è stata chiusa una seconda volta quando loro, ritornati a meno 14, siamo tornati in pochissimo tempo a più 20, e lì poi è stato, insomma, far passare 14 minuti. Loro hanno provato a fare della zona 2-3 e poi della zona 2-3 che diventava uomo dopo il primo passaggio, lo sapevamo, eravamo pronti, credo che l'abbiamo attaccata bene. Insomma, diciamo che è stata una partita, tranne il primo quarto, abbastanza in controllo fino in fondo, quindi ne siamo contenti e ci portiamo a casa questi due punti. Pino, ho scritto già che è stato un po' il rovescio dell'andata, l'andata, la precisione da tre loro e una certa inferiorità ai rimbalzi, perché tu hai citato i 9 su 11, ma al 20° eravamo anche 22 a 11 ai rimbalzi, la presenza di tutti sotto... Sì, però loro, io lo so, venerdì sera sono stato a cena con degli amici, amici cari, e uno di loro mi ha detto che ridevano ogni volta che leggevano la mia intervista del venerdì, perché giochiamo sempre contro la squadra più forte del mondo. Però è chiaro che io mi preparo così alle partite, cerco di essere sempre, di non sottovalutare minimamente l'avversario, anzi di guardare tutte le caratteristiche che ha. Però al di là di questo, che fa, così, fa sorridere, io credo realmente che Cremona sia una squadra che, se non presa nel modo giusto, proprio a livello difensivo, sia una squadra che per noi è un po' ostica, perché si è visto come ha fatto nei primi 20 minuti, hanno i tre esterni veramente molto bravi, soprattutto bravi ad attaccarci dal pareggio e dal pick and roll in maniera così molto, molto forte, cercando di penetrare fino al ferro, e se le percentuali da tre punti sono come quelle del primo quarto, noi con una squadra del genere facciamo fatica. E lo sapevamo, ci abbiamo lavorato tanto nei primi, durante tutta la settimana, abbiamo preparato una difesa particolare sul pick and roll, una difesa poi a uomo, poi abbiamo un pochino corretta quella sul pick and roll, alzando un pochino di più il lungo, e quindi è una partita, loro sono stati abbastanza ostici. E loro sono questi qua. Quando siamo stati a Cremona, noi è chiaro che non abbiamo fatto una partita stupenda, però bisogna dire la verità, loro hanno fatto dei primi 20 minuti incredibili, erano andati avanti così come dici tu. Sono contento che la squadra abbia avuto la maturità giusta nel saper riconoscere i punti di forza di Cremona e cercare di lavorarci tutti quanti di squadra per poterli togliere il più possibile. Poi è un po' come dicevo prima, poi quando noi Cremona siamo rientrati, siamo arrivati praticamente pari, o meno 2, meno 3, qui loro hanno provato a fare uno sprint all'inizio, sono tornati a meno 14, però poi veramente con 2-3 canestri sono andati più 20, sono andati quasi più 30, credo che dopo, insomma, non ci fosse più pericolo sotto il punto di vista del risultato.